A proposito di Daphne Scotch, la sua performance credo che abbia un po' colpito tutti. È la bravura del regista, è un talento innato, il fatto che insomma in qualche modo il personaggio appartenesse un po' alle esperienze di vita dell'attrice che ne doveva interpretare. Tutte e tre le cose. Tutte e tre. No, nel senso, di fondo una cosa che quando si lavora con, perché uno pensa agli attori presi dalla strada, non è che li prendi dalla strada e li metti di fronte alle macchine da presa, no, in mezzo c'è una parte di lavoro abbastanza complicata. Di conseguenza l'incontro con un attore non professionista ha come primo punto di, come si dice, la prima cosa che si cerca in un provino con un non professionista è vedere se ha talento, ma per talento si intende una dote innaturale che è la capacità di non sentire la telecamera, cioè di essere se stessi di fronte alla telecamera, di non avvertire la presenza della telecamera, di rimanere autentici. Io per esempio non ce l'ho questa cosa, se c'è una telecamera qua mi irrigidisco, e questa è la prima forma di talento ed è una cosa innata, come l'orecchio, come la capacità di disegnare, e questa Daphne ce l'aveva. Poi aveva un volto meraviglioso e serviva il volto, perché è un film sui sentimenti, al cinema per raccontare i sentimenti si deve usare il primo piano, gli occhi, lo sguardo. E poi la terza cosa, aveva un'adolescenza, non è mai stata in carcere, ma perché è stata fortunata, non è stata in carcere, perché in realtà c'aveva comunque un'adolescenza abbastanza turbolenta. E poi dopo abbiamo lavorato parecchio, anche a volte facendo 20-25 chakra. Perché lì che succede? C'è una scena in cui Daphne deve essere felice, ma il giorno prima ha litigato col fidanzato e non riesce a sorridere. Questo è quello che succede, si ripetono le cose. Ma secondo te Daphne Scotch ha un futuro come attrice? Ma lei vuole fare l'attrice adesso, poi ha fatto subito dopo un altro film, però ovviamente deve recuperare un po' di cose. Mi ricordo, l'ha premiata Bellocchio, Marco Bellocchio a Bobbio, l'ha premiata. Quando siamo andati a Bobbio, che è questo festival che fa Bellocchio, Marco ha chiesto appunto, ma mi fai sedere vicino Daphne? Siamo andati a cena e Daphne non sapeva neanche chi fosse Bellocchio, non aveva visto un film, quindi Daphne, questo è un regista tra i più importanti della storia del cinema italiano, devi vedere questo film, quindi va, insomma, in qualche modo deve fare un percorso anche di consapevolezza poi adesso, perché un conto è fare un personaggio molto vicino, un conto è interpretare un ruolo, come fanno gli attori. Senti, io credo che una delle doti, delle caratteristiche del film sia il fatto che tu racconti questa storia con uno sguardo molto freddo. Non vuoi giudicare i protagonisti, non vuoi giudicare quello che succede, però questo sentimento invece di autenticità proprio che nasce da questa freddezza è forse la forza del film. Ma io è una cosa che cerco di fare sempre, cioè non avere il punto di vista mio, ma avere il punto di vista dei personaggi, perché così si arriva a un'assenza di giudizio e a raccontare l'empatia. Detta semplicemente, se io racconto un film, faccio un film in prigione ed è un film sulla condizione dei giovani in prigione, è un altro tipo di film che io troverei anche noioso sia vederlo sia farlo, film sociologico. Invece se io racconto la storia di una ragazza, sì, è stata, ha fatto dei reati, sì, è colpevole di fronte alla legge, tutte cose che sappiamo, ma io racconto il punto di vista, il suo punto di vista di una che si innamora là dentro, automaticamente il film vive di questo, e tu spettatore per forza di cose vivi l'empatia con questo personaggio, perché anche tu ti sei innamorato a 16 anni, quindi scorgi tutto il giudizio, scorgi tutto quello che può essere l'etichetta, no, il giudizio morale, ma vivi una storia d'amore, quella poi è la potenza del cinema. Tra l'altro, proprio sul personaggio di Daphne, all'inizio è un personaggio che certamente non fa simpatia, è un personaggio che tu racconti in questa sua violenza, un personaggio anche antipatico, insomma, e un po' alla volta invece poi, come dire, ti affezioni comunque a questo personaggio, cioè esce fuori al di là di questa sua vita anche un aspetto molto umano, i suoi desideri, la sua passione, ecco, un percorso in questo senso molto... molto saggio, molto molto maturo. Perché è quello che succede, tu presenti un personaggio senza giudizio significa mostrandone gli aspetti senza pensare a questa cosa può essere brutta, bella, sbagliata o può
può piacere al pubblico, può non piacere al pubblico, tu lo presenti per quello che è, però poi allo stesso tempo presenti i tuoi desideri. In questi casi sono un desiderio d'amore, che è una cosa che accomuna tutti quanti. Di conseguenza succede, quando il film piace, succede questo incanto, no? Che tu all'inizio c'è il personaggio che è respingente, poi via via che il film va avanti, condividi i suoi desideri, arrivi anche a volte a commuoverti.